Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di lunedì 27 gennaio 2020. Inizia una settimana con una stupenda luna in pesci che si congiungerà alla dolce Venere. Una settimana dunque all'insegna degli incontri amorosi, ma anche delle sorprese che, piano piano, verso il fine settimana, culmineranno in un turbinio di passioni perché la luna si sposterà nel focoso Ariete. Vediamo per i 12 cosa accadrà. Luna in pesci oggi per Ariete, il che significa che la vostra dodicesima casa è albergata da una certa nostalgia, ma lascerà il posto ad una romanticità e ad una migliore visione della vostra situazione sentimentale che avete voglia di cambiare. I presupposti ci sono, in bocca al lupo. Toro. Gli astri oggi sono notevolmente a favore per tutto quello che riguarda incontri di lavoro e dei sì che aspettavate che potrebbero dare il via ad una nuova epopea lavorativa. In bocca al lupo. Gemelli, oggi i pianeti disturbano un po' la vostra sensibilità. Inizio lunedì con cui vi dovrete scontrare da un punto di vista emotivo e sentimentale e forse rimettere le cose a posto col partner o con chi amate. Chiarite dialetticamente con la vostra abilità qual è la vostra posizione e vedrete che tutto tornerà a posto. Cancro. Il vostro cielo oggi gode di un appoggio planetario notevolissimo, sia la Luna, il vostro astro guida, che Venere dai pesci, acquatiche come la vostra natura, vi supportano in tutte le attività sentimentali. È un periodo molto romantico e molto pieno di intensità. Vivetelo con tutta l'anima e soprattutto non risparmiatevi in amore né nelle dolcezze né nelle coccole col partner. Leone. Il cielo di oggi inizia un po' noiosamente, avete in programma una settimana decisamente molto interessante, molto piena e densa di impegni, non stressatevi troppo e soprattutto confidate nel fine settimana che sarà molto più generoso, oggi in particolare la visita di un amico o di un parente. Vergine. Il cielo di oggi presenta la Luna e Venere in opposizione, il che non necessariamente negativo, si crea quella dimensione di tensione che vi potrebbe stimolare positivamente nella risoluzione di alcune problematiche sulle quali siete arenati da un po', chiarimenti con il partner. Bilancia. Il cielo di oggi è decisamente favorevole per tutto quello che può riguardare un firmare un contratto, uno svolgere un'attività legale, un prendere una decisione immobiliare. Il vostro cielo parla di tante nuove certezze che costruirete pian piano e senza badare a spese. Scorpione. Il vostro cielo oggi è quanto mai romantico, ci sono dei risvolti positivi dopo una scorsa settimana un po' piena di alti e bassi. Questo lunedì inizia con una piacevolezza molto maggiore e soprattutto all'insegna di dichiarazioni d'affetto e di stima. Sagittario. Il cielo di oggi presenta la quadratura sia di Luna che di Venere. Vi aiuterà però Mercurio, il dialogo con un amico può aiutarvi a capire sia la vostra situazione sentimentale, sia il partner, sia ad afferrare al volo un'occasione che si prospetta al lavoro. Capricorno. Il cielo di oggi è molto ben supportato dai sestili delle belle Luna e Venere. Questo cielo si presenta per voi molto fattivo e molto pieno di possibilità di realizzo. L'economia, gli incassi, le entrate sono particolarmente favorite. Vi ricordo che Venere è anche il pianeta della piccola fortuna. Gestite bene gli incontri d'affare. Acquario. Il cielo di oggi è decisamente favorevole per tutto ciò che concerne l'economia, l'arte e la fotografia. Nei vostri occhi brillano suggestioni nuove e soprattutto una compagnia femminile o un'amica vi potrebbero guidare in una delicata trattativa d'affari che esige una mediazione. Sarà tutto molto fortunato, quindi affidatevi e cherche la femme. Pesci. Più romantici che mai, con la Venere più profonda e romantica dello zodiaco supportata dalla Luna, oggi siete pronti ad affrontare il mondo. Nel vostro caldo abbraccio tutto si scioglierà. Inizia una nuova settimana con meno preoccupazione, meno sbalzi d'umore e soprattutto con delle conferme affettive molto importanti. In bocca al lupo. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo domani con l'oroscopo di Firrouj.